Dico senza corona, grazie. Chiudiamo la concorrenza, zio. Siamo davanti a, sulla cima del rasoio. Dai, andiamo, sono carichissimo. Ci siamo trasferiti dentro, all'interno di questo bellissimo negozio chiamato sulla cima del rasoio. Oggi siamo con le mascherine per prevenire il contagio da coronavirus, dato che siamo in una situazione abbastanza difficile che ci sta affliggendo in questo momento. Oggi è il giorno lunedì 2 novembre, ve l'ho pure scritto all'inizio perché in caso il nuovo DCPM che farà Conte non si sa cosa dice, quindi io scrivo prima quando è stata registrata per evitare certe persone. Io sono Samo 04 PSMT perché non mi conosce. Ho creato questo studio felice qualche mese fa. Ho già intervistato 3 persone. Roberto Magro, se non l'avete ancora visto, e il nostro carissimo Simone Bregoli. E passiamo a Fabio Cimarolli. Cioè, scusate, lui non l'ha intervistato. L'ho intervistato, perché non lo sapesse, l'ho intervistato a febbraio, un mese prima del lockdown, e ho voluto rifarla perché devo aspettarlo in studio felice. Non è mai entrato in studio felice, giusto? Perché no? Via. Ciao Fabio, se vuoi presentarti per i tuoi carissimi follower di Instagram, i tuoi carissimi amici, famiglia, tutto. Ciao a tutti, io sono Fabio Cimarolli, nato a Brescia, ho 22 anni e gestisco una barberia. Hi guys, sono Fabio Cimarolli, ho 22 anni, sono di Brescia e gestisco la mia barberia sulla cima del rasoio qua a Ospitaletto. Come hai passato la quarantena? Cosa pensi di sto cacchio di virus? La quarantena l'ho passata ovviamente in casa ogni giorno facendo nulla, no scherzo, aggiornandomi comunque sul mio lavoro, aggiornandomi su quello che succedeva al di fuori, casi, non casi. Consiglio vivamente di avere un felice rapporto con la famiglia, perché è importante nella situazione che c'è stata, avere un bel rapporto, perché si vive 24 ore su 24 insieme alle persone che abbiamo in casa, familiari, zii o fratelli, e quindi l'ho passata bene, molto bene. Come ti sei sentito dopo aver riaperto il negozio dopo questo lunghissimo lockdown di 3 mesi, dato che tu avevi aperto da poco, giusto, il negozio, raccontaci un po' cosa hai provato. Meglio, perché comunque c'è stata tanta perdita, voglia di lavorare ce n'era. Voglia di andare avanti e risolvere i problemi che ci sono stati, ce n'erano un po', e quindi voglia di risolvere. Dopo la quarantena avevo voglia di iniziare a lavorare e risolvere i miei problemi, perché come tutti ci abbiamo avuti per colpa di questo coronavirus. E diciamo che è stato bello riaprire, e quindi continuiamo così, speriamo che vada tutto bene. Come sta la mascotte del negozio, Fabio? Perché io non sapesse che è la mascotte.
Ora ve la presentiamo subito, è già qua sotto. La mascotte del negozio si chiama Lola. È un cagnolino piccolino, piccolino, piccolino. Qua con noi. Eccola qua. Vuoi dire qualcosa? Di questo coronavirus? Vuoi annunciare qualcosa? Cos'è questo coronavirus per te? Ugane! Ugane! Ciao! E rimarrà sempre con noi. E anche quando siamo stati nel lockdown sta sempre con noi, in compagnia di noi, fin quando non arriverà la sua ora. Tu tagli i capelli a Roberto Magre. Non potevo non mettere nelle domande. Come ti sei sentito quando ti ha scritto su Instagram e ti ha prenotato un taglio? Grazie. Lo conoscevi tu già? Ho conosciuto Rometto Magro su Instagram e mi ha scritto dicendomi che era interessato, ha visto la mia pagina anche tramite dei suoi amici, gli hanno consigliato venire da me e ha voluto prenotare un taglio. Diciamo che io non conoscevo bene il collegio, ho visto una pubblicità in TV, però era una curiosità anche conoscer lui e fare amicizia e scoprire chi era, diciamo. E praticamente adesso lui frequentemente viene da me, qua a Ospitaletto sulla Cima del Rasoio in via Padano Superiore 10, orario dalle 9 alle 19 da martedì a venerdì e dalle 8 alle 18 sabato. Chiama al numero 333 82 69 431. A che personaggio famoso oltre a Roberto, anche se Roberto non si ritiene famoso ma si ritiene una persona conosciuta, vorresti tagliare i capelli? Ora, un personaggio famoso che vorrei tagliare i capelli, il sogno, il vero sogno, il grande sogno, Justin Bieber. Piacerebbe, perché comunque è un personaggio importante e diciamo che quando lo ascolto, per me le sue canzoni non vanno mai, non, diciamo, non si svalutano mai, no? Sono sempre di moda per me, cioè ascolto, mi piacciono sempre, nonostante il tempo passi, come ad esempio magari altre canzoni di altri cantanti, dopo un anno o due ti svogliano da già ascoltarle, capito? Non hai... è sempre una hit, diciamo, quella di Justin Bieber nel tempo. Non è il mio idolo, però mi piace tanto come cantante, come personaggio, come stile, come si veste, tutto. Dove vorresti aprire il tuo negozio? Magari qual è il tuo sogno, il posto più bello dove vorresti aprirlo? Sì, poi? Dimmi. Ok, è dove? Ma non è neanche la catena. Non ho... C'è un sogno nel cassetto che non si tira fuori. Perché prima di dire bisogna fare, capito? Prima di... Cioè, nel senso, voglio prima vedere come va la situazione col Covid. Piacerebbe, ho dei progetti, però voglio aspettare. Facci vedere i tuoi tatuaggi. L'aeroplano è perché mi piace viaggiare. È un braccio che devo completare con altre cose. La zampa rappresenta Lola, il logo del mio lavoro, del mio negozio, di me. Ying Lo Yang, spezzato perché l'altro ce l'ha la mia ragazza. Macchinetta top, fatta da una mia amica con la mano, che rappresenta il mio lavoro. Poi la lametta da barbiere con una data che rappresenta quando io ho aperto il negozio, quindi 19/11/2019. Se visitate il suo Instagram troverete del video, che adesso vi lascio qua qualche foto e qualche video,
dove Fabio, praticamente tu sei un barber instagrammer che pubblichi foto, un barber influencer, lui è, vuol dire che pubblica i suoi lavori, ecco, sì, anche video di intrattenimento, questo qua, che ovviamente vi lascio su Instagram in descrizione per andare a vedere questo video che ha fatto. Aspetta, un taglio. Facciamolo. Allora, a me piace fare video di intrattenimento per intrattenere, ovviamente, come dice la parola, il pubblico. Mi piace creare contenuti sulla mia pagina, quindi un barber influencer, chiamiamolo. E questo video che faccio successo, diciamo, è stato creato dalla mia mente. Diciamo che in questo video mi derubano un taglio di capelli, quindi dovete andare a guardare, no. Ne farai altri di questi video? Sì. Al discorso moda che ti avevo parlato, streetwear, ti ricordi? La famosissima domanda. Visto che ci sono alcuni miei amici che gli piace lo streetwear, tu non so se lo conosci. Sono lo streetwear. Streetwear? È quello che si vestono di marca per fare i fighi. Tipo. Quanto costa il tuo outfit? Ti piace la moda? Quella di adesso per me è un po' esagerata, però seguo qualcosa. Dello streetwear, per chi non avesse visto l'ultima intervista che gli avevo fatto a febbraio, vi lascio in tendina qua in alto per andare a vederla. Hai comprato queste nuove scarpe? Ecco, bro. No, sto su un po' uno stile. A me piace anche qualche vestito di Zara, così. Mi piacciono più gli accessori. E mi vesto H&M, mi vesto Zara, mi vesto Vans, Nike, di scarpe, mi piacciono molto le scarpe. Cose costose, vestiarie non ce le ho. E quindi diciamo che mi piace uno stile, come si può dire? Mi piace uno stile non easy, ma ecco, uno stile minimal mi piace. E quindi non troppo elegante, solo su alcuni eventi mi metto vestito elegante. Ed estate mi piace vestirmi da napoletano. E grazie Fabio Cimarolli. Grazie mille. Prego. A voi. A me. A te. E a Gesù. E a Piscolli. Mascot. Biscot. Salot. C'è sot. E basta, ciao ragazzi.